di Traversa, che aveva 3 anni più di me, Piana di Traversa era la ditta, e faceva come Calboni con Fattozzi, cioè Puccettone, io ero un bambino, mi prendeva la guancia e mi torceva con un dolore terribile. Non lo racconto perché poi chi leggerà il libro. Ma invece nel caso specifico c'era questa moglie di Traversa, che era c'era un matrimonio, una cosa, e lei si era presentata con un look molto particolare, perché era una donna di mondo, una donna di una certa classe, e aveva un cappello con dei fiori, e lui c'era una caraffa d'acqua gelata con i cosi di ghiaccio, e lui parlava, lui era mantovano di origine, ma parlava quasi solo piemontese, quindi aveva detto, ai fior, bagnuma ai fior, ma così, aveva preso questa caraffa e gliel'aveva rovesciata gelata sul cappellino con i fiori, con questa signora, che era una signora, è una signora di grande, adesso purtroppo ai suoi anni, insomma, era una signora di grande personalità che l'avrebbe ucciso volentieri, ma essendo la Traversa di Piana di Traversa aveva subito con l'acqua che colava gelata tutta giù dal cappellino.